c'è qui vicino? Dani, l'amico Dani, vedi? Siamo stati oggi pomeriggio insieme per sistemare le faccende qui del Streamblast, la live e tutto quanto. Adesso aprimo questi 7 pacchi. Non ho mai fatto un unboxing ultimamente con 7 pacchi. Sì. Sempre che superavano i 10 pacchi. Adesso vediamo cosa c'è dentro questi pacchi. Dai! Ho fatto sempre gli unboxing da solo. Adesso sì, sempre da solo, sì. Forse una volta mi pare che l'ho fatto con Luca, con mio cugino Luca. Sì, con Luca sì. Però una volta in tutto, al massimo. Ma tu è quello più piccolo. Quello più piccolo, bravo, bravo. Dai, vabbè. Cominciamo con quello più piccolo, vediamo qua cosa c'è. Qua. Questo più piccolo, vediamo. Dopo ovviamente se c'è qualcosa doppio, in più, lo condivido con Dani. Dai, vediamo qua. Questo qui chi è? Capo Truman oppure Re Boomer? Re Boomer, eh? Sicuramente Re Boomer questo qui. Ha suonato la porta, guarda un po' che roba, le lamette che ho messo nella lista Amazon, è arrivate, chissà se è stato Netter oppure Re Boomer, guarda un po' cosa c'è qui, questo costa un casino, questo costa 9 euro, porca miseria, pensa un po', questo grazie, un dopo barba. È un antirughe, stop alle rughe, perché io sono pieno di rughe, te invece ancora sei giovane, per... guarda il prep, quello fa comodo, il prep fa molto comodo, e poi un contro prep, guarda un po', per mio padre, però non c'è il foglio qui dentro, guarda un po', non c'è il foglio. C'è chi è che stati a mandarmi sta cosa? Netter? Aspetta, oppure... c'è qua pure, oh. Cos'è? Cos'è? Ah, questo è balsamo labbra con antibatterico, guarda, con lattoferrina, guarda un po', lattoferrina. Mauro, vieni Mauro, subito, ci vieni, guarda un po', tutti. Incredibile, oh. Anche Mauro, incredibile, incredibile. Colpo di scena, però Mauro non c'ha la sedia adesso, dove lo mettiamo? Se mette su dove lo mettiamo, dai, vieni Mauro, oh. E guarda un po', non me l'aspettavo, pure, sorpresa, pure Mauro, e Namis, è incredibile, anche Mauro sarà partecipe all'unboxing, a questo sì, format, sorpresa. Con Dani qui presente, al centro dell'attenzione. Guarda Mauro, c'è la maglia anni 80, anni 80 al massimo, sì sì, dai primi anni 80. Sì. Allora, il primo pacco l'abbiamo scartato, famo vedere a Mauro che molto probabilmente qui c'è la zampetta, non me vorrei sbagliare, però De Capo o Re Boomer. Alexandro Profume, quello lì molto conosciuto su TikTok. Guarda, guarda le lamette e poi la crema, questa qui idratante della L'Oreal. E poi il prep, due flaconi, perché sa che mio padre ha le vene che, varicose, che gli viene tipo la lebbra, non te la pelle, e il prep gli la secca, quindi gli va molto bene. E questo qui invece sta mi dicendo, mentre stavi a venire tu, che è un balsamo labbra con antibatterico, guarda un po'. Sì. Non l'ho visto mai questo qui, grazie, grazie, chiunque tu sia. Tu mi sembri in abbadia, come si dice? Per cavolare. Era un detto antico. E adesso quello piccolo, dai, Dani, dammi. Senti quanto pesa, cosa c'è qua dentro? Uno piccolo, vediamo un po' cosa c'è. Allora, vedevo dire che diversi pacchi, tanti pacchi, l'ho buttati via, di tutte cavolate c'erano. Sì. Quindi basta, non mi mandate più le cavolate, che apro solo i pacchi giusti e validi. Tanto non le ecco, fa vedere. Che sia chiaro, non le faccio vedere più, le cavolate le butto al macero. Oh. Ecco, adesso vediamo un po' qui dentro cosa c'è. Oh, vediamo qua. Oh, guarda un po' i biglietti. Ecco, stavo dicendo, che ci sono dei pacchi inutili e non le faccio più vedere. Qualunque cosa mi mandate di inutile, può testimoniare anche Mauro qui presente, che ha visto delle cose che non andavano, non le farò mai più vedere. Se volete questo format, mandate qualunque cosa, sia nella mia lista Amazon, sotto le descrizioni di ogni filmato. Adesso andiamo a aprire un altro pacco, più piccolo. Sì, dal più piccolo possibilmente a quello più grande, dai. Allora, da 7 pacchi siamo calati a 6 pacchi, il numero del demonio. Questo. Ecco, sì. Sì, vediamo qua. Era meglio il 7. Allora, vediamo qua. Cosa sarà questo qui? Oh, questo ci. Guarda un po', legge un po' il biglietto, Dani, chi è? Questi sono l'alimentazione della gatta Cleopatra, il cibo per gatti. Ah, un regalo da Netter, guarda. Netter, ecco. Vedi, proprio prima c'è scritto da Netter. Sì, è una miseria. È Natale, pure per Cleopatra. Ecco.
Oh, e allora ti mando questo da mangiare per lei e per i gattini che incontri. Buon Natale da Netter 85. Oh, grazie Netter. Grazie Netter, questo ti ringrazia Cleopatra. Sa quanto mangerà dopo se ingoffa. Ecco, adesso un altro pacco, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Guarda un po'. Aspetta, apri. Scoppia. Guarda un po', e una miseria. Oh, mi è cascata. Mi è cascata una bomboletta. Guarda, oh, si è strappata, guarda, una bomboletta aperta. Vedi? Ecco. Famo i fuochi d'artificio, del Capodanno. Oh. Guarda, due bombolette, d'altre tre e poi quattro. No, cosa dirò? 3, 4, 5, 6, 6, oh, 6 bombolette, 6 pacchi, 6 bombolette e dopo 6 lamette e proprio tutti i numeri di quello di sotto. Però noi pensiamo a quello di sopra, in positivo, a chi è che ci ha creati per volerci tutti bene, come ce li vogliamo noi qui. Buona Mauro e Dani, esatto. Ecco. Esatto. Grazie Cristallo, ecco. Però non c'è il biglietto, vedi? Non c'è il biglietto, chi è che sarà stato e sarà stati, non lo so, in plurale, singolare, non si sa. Però grazie tante, io condividerò con Mauretto questa schiuma e poi con Dani. Con Dani. Tu avete piacere, lo posso aprire. Sì, dai, apri tu, Mauro, dai, apri il pacco, apri il pacco. Dai, forza. Così dopo ce n'è rimasto, ce n'è rimasti due dei pacchi, due. Uno è Mauro, è curioso. Vediamo il fratello Mauro che apre il pacco. Sì, cosa ci sarà? Un ordigno bellico che dopo scoppia tutto. Speriamo. Eh? Speriamo di no. Adesso immagini che apre un ordigno bellico, ci sbudellamo e zumpamo praria tutti quanti, il condominio, i vicini di casa. Vediamo cosa c'è dentro lì, dai, che curiosità, che curiosità. È bello il pacco. Questo è un panetto. È un panetto. Pasticceria. Emanuele, senza dire il cognome, è stato Emanuele. Grazie Emanuele, cosa c'è scritto? Buon Natale Matteo, a te e alla tua famiglia, ti voglio bene, da Emanuele, grazie. Ma Emanuele F. Grazie Emanuele. Facciamo. Grazie Emanuele. Sì, sì. Fallo vedere Mauro, sì. Guarda un po' che bel panettone dentro un recipiente anni 80. Guarda che bello il recipiente anni 80. Oh, prego. Cos'è? Pasticceria Fraccaro. I biscotti, cos'è? 1932, guarda. I nostri prodotti sono realizzati con un ingrediente antico quanto speciale, il lievito madre. Ah, il panettone! Guarda. Il panettone. Sì, il panettone. Questo cos'è? Il foglio del panettone è questo qui. È quello. C'è il limone dentro, vedi? Con crema al limoncello, guarda. Oh. Questo è buono. Questo è buono un bel po'. A posto, l'ultimo pacco, anzi, il penultimo. E il penultimo pacco, famo quelli di Amazon, dopo quello un po' più piccolo, però perché non è di Amazon, vediamo cosa c'è, dai. Sì. Ecco. Questo? Sì, sì. Vai, va, vediamo, va. Vai, apri. Vediamo, va, oh, scusa, ti ho schiacciato una mano. Vediamo, va. Cos'è? Cos'è? Un altro pacco. Guarda un po', un regalo da Solo Giacomo. Solo Giacomo. Solo Giacomo, ti ricordi Mauro e Dani che mi ha fatto quella torcia per fare le live di notte? Solo Giacomo. Ogni tanto si collega, ma non sempre. Ah, un panetto con lo spumante. Non mi sei solo Giacomo. Complimenti. Questo è un occhio della testa. Questo sì. Mi sa che l'ho messo nella lista Amazon, c'è. Ecco anche quell'altro, anche quell'altro. Allora, Emanuele e solo Giacomo hanno preso spunto dalla lista Amazon e anche Rebumar qui, con le schiume, che non c'è scritto il biglietto, strano. Le lamette, la crema e il prep, grazie tante. Poi questi i pacchi che conviene, capito? Questi pacchi che se ne fa uso, tanto l'alimentare è sempre in uso. Auguri in anticipo Matteo, spero che questo kit degustazione ti piaccia, che questo nuovo anno ti porti tante belle cose e ti aiuti a risolvere al meglio quelle in corso. Un salutone da solo Giacomo, pensa. Oh, grazie solo Giacomo, grazie. Adesso l'ultimo pacco, purtroppo. Questo lo lasciamo chiuso però. E questo do... prima l'ha aperto uno Mauro e adesso, dato che c'è Dani e Mauro, apre pure Dani uno, dai, almeno io metto curiosità. Va bene Mauro? Certo. Uno Mauro, due io e uno Dani, dai. Quell'altri che ho ricevuto e tutti stati buttati via da me medesimo, che sono tutte cazzate, quindi non mi mandate più niente di cazzate. Io aprirò solamente i pacchi, se mi arriverà, se volete, chi è che vi piace su format, solamente quelli che ci stanno nella lista Amazon sotto le descrizioni di ogni filmato. Ecco. Questo è privato, questo è privato. C'è il salame qua dentro. Ah, c'è...
un ragazzo che ha detto, non so Mauro se te hai sentito, che c'è uno che mi voleva mandare qualcosa dei salumi ieri sera forse, qualcuno che mi voleva mandare dei salumi, mi sono addormentato. Non ti preoccupare, vedremo chi è che... Ascoli Piceno, però non c'è il nome, forse ci sarà un biglietto dentro. Porca, ne sa di scotch industriale, ne sa, certo. Ne sa di scotch industriale, de salame, vediamo un po'. Infatti prima mia madre ha visto sto pacco, ha detto roba che c'è qualcosa di alimentare che va male, bisogna aprirli subito, quindi ho fatto un'eccezione, uno strappo alla regola, anziché io, perché accumulavo sempre da 10 pacchi in su, facevo l'unboxing, adesso invece era 5, dopo prima me ne è arrivati 2, erimi a 7, uno era una cazzata e erimi a 6, il sesto era una cavolata, siamo arrivati a 5, però vediamo un po' cosa ci sarà qui dentro. Ma secondo me non c'è. Fammi vedere che smanio nella non c'ho più la resistenza per aprire questo pacco. Qua c'è la privata. Ecco, vediamo, va. E nammi se quanta roba, ci sarà un ordigno medico veramente qui, porca miseria, cosa c'è qui? Ci sarà il biglietto, Cio? C'è pure un biglietto! Matteo Montesi, il re di Castello, guarda oh! Guarda un po'. Chissà chi è Dante, ti ricordi quello che in chat mi ha scritto che oggi ne doveva arrivare un pacco? De lui proprio privato. Il re di Castello. Chi è? Guarda. Ciao Matteo, questo è un pensiero da parte mia. Oirelav, vedi? Oh, Oirelav, che voleva essere grato per tutte le produzioni video che fai, e nammi se. Chiedi ai tuoi moderatori se mi possono sbloccare il primo profilo Oirelav 06. Ah, dopo vedo Oirelav. Un saluto alla famiglia Montesi, ai cugini d'Italia, viva Sant'Emidio e Forza Picchio. E Forza Picchio, guarda oh. Guarda un po', Oirelav, Forza Picchio, non lo so, Picchio è il ristorante pizzeria della stazione di Loreto. Forse è quello Picchio, però è un buon'anima, mi sa. Ormai è andato là. Questo è buono, questo cos'è? All'aloe? Comfort Gel e Sensor Gillette, vedi, 3 più 2. Guarda un po', vediamo, è una miseria. Grazie Oirelav, grazie. Grazie Emanuele, Oirelav e tutti voi. Anche per questa cibo di Cleopatra, perché è importante. È una miseria incredibile, guarda. Queste sono tutte cose necessarie e importanti. Questo è buono un bel po', quei pistacchi. Questo è un sperlari, sì. Pistacchi gianduia con pistacchi interi. Questo Mauro ti piace? Ti piacerà? Guarda un po', guarda, vediamo, apri il posto, pacco, pure un panettone, oppure le birre, queste birre mi sa che Oirelav me le ha mandate sicuramente per fare gli assaggi coi cugini, sì. Quindi non posso, no, come questa, si fa? Vedi, alza 2,5, questa qua invece alza 6, mi pare, 6,2, oh questa qui, chi è quel diavolo lì, ecco. Ti arrivavo. Dimmi, parla. Una volta possiamo fare degli assaggi sempre a casa di Jonathan. Jonathan, con un po' di affettati, focacce, queste robe così. Sì, Mauro, sì. Se può fare. Magari ti aiuto anch'io su invenzioni. Sì. L'invenzione? Sovvenzione, ho capito, l'invenzione. No, ho capito bene. Mauro è uno dei più, diciamo, più grandi sostenitori del canale Twitch. Poi c'è le batterie dure. Se fa piacere. Certo Mauro, se adesso sentiamo Jonathan. Perché Natale sera ci dovrei essere, però dopo Natale te stai in famiglia. Una sera me lo dici, quando sei disponibile io lo dico a loro. Perché Jonathan, la prossima settimana dici. È sempre... Vediamo, sempre impegnato. In mezzo alla settimana. Ho capito, Dopo mi dirà il giorno preciso e lo dovremo dire a Jonathan, Luca, se possono. Questo è buono un bel po'. Vabbè, guarda, facciamo vedere uno per uno, guarda, sperlari al pistacchio. Questi qui cos'è? Bagliocchi e pistacchio, guarda, questi qui al pistacchio piace tanto a mia madre. Che roba.
Porca miseria, senti Mauro come profuma. Buono. Madonna mia, le buone queste. Poi guarda, e guarda, sperlare i torroncini, guarda. Però qui le batterie. Ma le batterie per cosa? Cos'è che dobbiamo far funzionare? Ah, non lo so, se ti serve per... Le batterie, sì, serve sempre le batterie. Per il transistor di babbo che sente la radio da 40 anni a sta parte. Guarda, un altro sperrari. Questa è tutta roba buona. Questo ci ha le mandorle, tenero alla mandorla. Vedi, quell'altro è la cioccolata. Questo qui invece è al tradizionale italiana dal 1836. Guarda che roba. Poi le birre. Le birre, queste per Jonathan e Luca, sicuramente, per tutti noi. Guarda un po', birra Keller 5.2, guarda, Keller, mi pareva Killer. Era una birra Killer. Mai vista sta birra, oh, guarda un po'. Guarda, c'è il coso lì, il carro armato. Mai vista. Questo buon diavolo. Questo è Desaparecipa, birrificio Bablon. Mai visto. Poi c'è questi. Poi c'è i Loacker. E poi come profumo quel salame. Madonna mia, ha profumato tutto il pacco, i Relab. Guarda che roba, ho questi qui al pistacchio. E questo qua è buono un bel po'. Questo sì, questo è buonissimo, Questo è buonissimo. E adesso, prima del termine di questo filmato, quello lì l'abbiamo aperto. Sì, quello però non l'abbiamo aperto, lo volevamo aprire. Sì, di chi è? È quello di prima, la bottiglia di spumante, però ci vuole una forbice. Ah! Sennò rompi tutto. Ah, ho capito. Sì, ci vuole le forbici. Aspetta, porca miseria. Tiralo oltre, no, ci vuole le forbici, dai. No, dico, viene fuori così. Ah, viene fuori così. Io dicevo per qua le forbici. Ah, oppure apriamo un po' così e mettiamo dentro, vedi? Va. Ma la paglia. Guarda che roba, guarda che. Guarda un po'. Guarda un po', buon anniversario! Guarda un po' l'anniversario perché mia madre e mio padre avevano fatto tempo fa. Allora, questo qui mi sa che è per mio padre, Per mio padre. Infatti una persona mi ha detto: Matteo, ti deve arrivare uno spumante per tuo padre e un torrò, e questo qui è per mio padre, Per mio padre, vedi? Secondo Vergani è un torrone, Torrone morbido, vedi? Questo qui è per babbo. Scuola stasera. E poi c'è un panettoncino, questo qui carino, panettone classico, ecco. Finito. E dopo dentro cosa c'è? Dentro c'è il foglio pubblicitario dell'azienda. E a posto, abbiamo terminato e adesso andiamo in condivisione con i miei qui fratelli amici. E questo però non ve lo do perché è per babbo. E poi condividiamo le schiume da barba. Te Mauro usi il rasoio? Non mi ricordo più. Io uso il rasoio elettrico. Ah, non le usi queste? Allora non si può condividere con Mauro. E con Dani ci però. Sì, via una scatola, via una scatola. Sì, via questa che è più bella, no? Ah. Fa schifo, è lo stesso, però. È meglio, no? È meglio. Sì, sì. Via le cose. Dopo le lamette queste. Sì. Ecco. E poi. Ogni volta che tu me le doni, mi le piace sempre babbo, mi piace tutto. Dai! Sì. Ma. Anch'io le devo fare, guarda. Ogni tanto. Oh, pia queste. Così per tuo padre e per te. Sì. La taglio un giorno sì, un giorno no. La faccio. Ah sì, un giorno sì, un giorno no, Mauro. Te sempre pulito, Mauro, sempre pulito e liscio. Liscio. Le guance da baci, Mauro. Dopo qui però bisogna vedere che io devo usare le robe anche per i cugini, sì. Perché se duvia tutto dopo non c'è male più niente a mangiare. Come si fa adesso? Vediamo un po' le batterie, una a testa. C'è la babbo, no? E c'è quell'altri. Prendilo te, mangialo te, anche la tua salute. E poi il salame bisogna che lo assaggio, dopo lo mangia pure babbo. E niente, dopo cosa c'è da condividere? Il panettone, questo qua, questo. Però dopo se dobbiamo fare gli assaggi laggiù come fanno? Ce ne dobbiamo portare due. Qua ce n'è tre, capito, il panettone. Ce n'è tre, uno per dentro casa per Natale per noi qui, sì. E un altro per i cugini. Sì. E questo qui per te. No, lo dà Mauro non mi vede niente. Ah, Mauro, sì. Mauro. Guarda. Dai, Mauretto. Guarda, dai, prendilo.
Tranquilla, è più importante, ti hanno dato un dono, è più importante per te, Matteo. Va bene, caro Mauro. È gentile Mauro. Ma magari mi offrirai un'aranciata alla bottega della mia. Certo, certo, volentieri, volentieri. A posto, questo qui, prendi questi. Sì. Questi qui. E le batterie te lo date? Non le mangi? Sì, le mangia pure mia madre, mio padre. Tieni un po'. Però te cosa fai? Non ti porti niente. A posto, allora, fa un po' vedere cosa c'è qua. A posto, finito qui. Allora, l'unboxing già è terminato. Sì. I pacchi sono meno dei 10, dopo ho riscontrato e può testimoniare anche Mauro qui presente, sì. E Dani. E... Sì, oh, dimmi. Che c'ho un po' di tosse. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Chiedo scusa. Non ti preoccupare assolutamente, anzi grazie della tua presenza qui Mauro, che non ce l'aspettavamo mai. Un'improvvisata Dani ha fatto Mauro. Sì. Sono contento. Dopo allora Urelab, dopo in chat lo chiederò dove l'ha preso quel salame, quello è buono quel po'. Sì, infatti Urelab. Mamma mia che roba. Porca miseria. Le profuma, senti che roba, senti. Sì, c'ha pure l'incarto qua. Si sente odore buono. Grazie Urelab, grazie. Il ciaiuscolo è come la salsiccia, è buonissimo. Allora, come dicevo un attimo fa, ormai gli unboxing e tutte le cavolate che ricevo vanno buttate via, quindi non mi mandate più le cavolate. Quindi è inutile, le apre prima, vede quello che c'è e poi butta. Esatto, questi pacchi non l'ho aperti prima perché si vedeva che era proprio, se capisce che è, diciamo che è come se fosse della lista Amazon come so io, se capisce. Quello invece che metti caso che lo trovo de punto in bianco, no? E de stucco, lo taglio il pezzo a posto, non fa vedere più niente a nessuno, sì. Se trovo le stronzate, quindi datevi una regolata, non spendete i soldi inutilmente. Non vi conviene. E diciamo gli auguri per il nuovo anno, per le feste natalizie. Sì. Diciamo, passiamo la parola a Mauro. Auguri a tutti di buon Natale. Di cuore a tutti quanti. Ecco, grazie Mauro. Ringrazio sempre Matteo, a tutti quanti. Se Natale fosse stata una festa come un tempo, era meglio. Ci volevi bene, c'era la neve, nevicava, c'era lo zampugnaro per strada, con un metro di neve. Sta gente manco lo conosce più il Natale. No, no, niente. Capito? No, manco lo sa, perché tanto è cresciuti nella falsità. Sì, c'è cresciuti col pantorrone e il canettone. Pensa, il canettone e il pantorrone, pensa. Che macello. Però noi affidiamoci sempre all'alto dei cieli. All'alto che ci ama, l'amore è infinito, sì. E volemoci bene tutti quanti. Esatto. Capito? È la cosa più importante. È vero. Infatti, oltre il materiale c'è l'amore. E il materiale. Tutti. Il materiale rimane. Rimane. E invece. Cosa dirò? Il materiale non rimane, rimane qui sulla terra, volevo sì. dire. E invece l'anima. Va oltre il materiale, l'amore va oltre, si spinge oltre ogni tenebra. E poi il corpo limita tanto l'anima, capito? È vero, limita il corpo, lo manovra, sì. Lo limita. Quindi noi dobbiamo discernere e volerci bene a tutti i costi, senza farci determinare, abbindolare da le cose del mondo. Esatto, bravissimo Dan, bravissimo. Ma hai preso le parole proprio... Anche Mauro conferma. A posto, allora al prossimo unboxing e tanti auguri a tutti quanti e buon fine anno. Ciao. E buon inizio dell'anno nuovo. E chiunque vuole e ci ha piacere da vedere un altro unboxing oppure il format della Befana o del Babbo Natale, io nella lista Amazon ci ho messo le maschere, chiunque vorrebbe quei format, per adesso non ci saranno perché non c'è le maschere e non ho ricevuto niente, però quando riceverò il materiale farò questi format nuovi. Adesso in poi si apre solo i pacchi, quelli da Amazon, quelli che c'è sulla lista Amazon. Esatto, sotto le descrizioni di ogni filmato c'è, trovate la lista Amazon Matteo Montesi, quelle cose giuste. Utili. Quelle inutili, tutte buttate al macero. Ciao. Fine. Ciao.